You got the red dress, pink dress, purple that is polka dot, blue dress, white dress, but nothing that is smoking hot. Black dress, hotness, turn into a goddess. Judge your book by cover, I'm your centerfolded lover. I'm a mess. I'm your centerfolded lover. I'm a mess. I will not kiss you like a brother. Got a whole lot to discover in that dress. And you know Liza Minnelli that I've seen on the telly. I confess. Ciao a tutti gli amici di Motocorse, siamo qui oggi con la nuova Harley Davidson Electra Glide Ultra Limited Lou, quindi un nome veramente lungo, ma il nome insomma è in proporzione alla moto, perché parliamo di un oggetto di dimensioni veramente importanti, Lo perché è stata abbassata. Praticamente abbiamo una sella molto scavata e le sospensioni sono state abbassate di circa un pollice, cioè 2,54 cm, 2,5 cm, sia davanti che dietro. Quindi una seduta molto più bassa, baricentro molto più basso, diciamo abbastanza confortevole, salvo quando si trovano delle buche importanti, perché lì la minor corsa delle sospensioni sulle buche un po' secche o su in due si sente, ecco, perché diventa un po' più secca e con qualche fondo corsa, nonostante sia possibile comunque regolare i due ammortizzatori posteriori, che sono dotati di una valvolina, quindi proprio a livello pneumatico si possono indurire. Purtroppo rimane comunque abbastanza bassina, ecco, anche come luce a terra, quindi attenzione sui dossi. Per il resto, grande moto, perché la comodità è di livello assoluto, due poltrone, abbiamo uno schermo da 6 pollici e mezzo dotato di navigatore, autoradio, connessione Bluetooth, quindi il top, diciamo, dell'intrattenimento a bordo. Abbiamo la possibilità, c'è anche un piccolo sportellino dove possiamo inserire dentro il nostro telefonino e collegarlo in USB, oppure anche una chiavetta con della musica. Cos'altro dire? Un gran bel motore. Il motore è il 1690, quindi 103 pollici cubici, un 1690 che ha circa 136-138 kg di coppia. La potenza, come da tradizione HD, non è dichiarata, come da tradizione Harley Davidson non è dichiarata, ma è più che abbastanza. Cambio 6 marce, gomme di dimensioni importanti, abbiamo un 130-80 davanti su cerchio da 17 e un 180 al posteriore, un 180-65 su cerchio da 16. Cambio 6 marce, iniezione elettronica. Questo motore appartiene già alla famiglia di quelli che hanno il raffreddamento ad acqua, quindi la zona nelle teste, la zona delle valvole ha raffreddamento a liquido, i radiatori sono abilmente nascosti nelle protezioni, in queste piccole protezioni paragambe, all'interno abbiamo i radiatori che poi sfogano qua di fianco da queste bocchette. Noi ci abbiamo già fatto un bel po' di chilometri, ci siamo divertiti molto. Non è sicuramente un mezzo adatto a tutti, perché comunque ci vuole un pochino di savoir-faire, bisogna saperla un po' indirizzare nelle curve, sul veloce è stabile, però non ci si può aspettare di entrare in curva impiccato con i freni tirati e così via, perché non è il mezzo adatto a quel tipo di guida, ecco. Quindi comunque ci vuole un pochino di esperienza nel saperla condurre, nella saperla portare anche in città, nel misto, nello stretto, perché comunque bisogna un pochino anticipare tutte le varie manovre, perché insomma parliamo di 414 kg su strada, ecco, 4 quintali solo lei, quindi insomma un po' di circospezione ci vuole.
consumo relativamente basso, perché comunque io sto viaggiando nei dintorni dei 15 km con un litro, che insomma per un motore che è quasi un 1.700 non è assolutamente male. Quindi serbatoio da 22,7 litri che ci consente comunque una buona autonomia. Ecco, siamo insomma nell'ordine di 300 km, non è assolutamente un cattivo risultato. E poi, dulcis in fundo, l'impianto stereo è veramente spettacolare. Sono quattro casse che hanno, soprattutto per esempio quelle posteriori, sono comunicanti col baulotto, che fa quindi un effetto bass reflex veramente, veramente incredibile, cioè si sente veramente pompare ed è un aspetto divertente, insomma, per chi apprezza queste cose. Cos'altro dire? Trovate un porta aperte una delle giornate in cui Harley Davidson fa provare i suoi mezzi e andate, fateci un giretto, e se siete già appassionati del marchio rimarrete sicuramente entusiasti di questa Ultra Limited Low. Ciao a tutti e buona giornata.